Ciao ragazzi, bentornati sul canale, bentornati su World of Warships. Oggi andiamo a vedere una partita con il cacciatorpediniere di livello 10 britannico Daring. Vediamo subito il matchmaking. Siamo capitati fondamentalmente con tante navi di livello 10. Abbiamo giusto un paio di navi di livello 8, un paio di navi di livello 9, mappa Lacrime del Deserto, modalità supremazia, 4 cacciatorpediniere in totale. Allora, come sempre, portiamo con noi le bandiere un po' da combattimento, un po' di per l'economia, per cercare di creare il giusto equilibrio tra le due cose. Questo è il cacciatorpediniere in tutta la sua bellezza. Esteticamente è davvero molto bello, mi piace. Particolarità anche della torretta posteriore che possiamo ruotare a 360 gradi, quindi risulta essere quasi sempre operativa. Un'altra cosa molto importante, fatemi fare mente locale che dovevo dirvi, appena mi ricordo ve la dico. Allora, mettiamo la visuale quella classica della partita. Abbiamo il tasto di riparazione R, il tasto T con 6 consumabili normali, base più 3 idro e 2 di riparazione. Ecco, è questo che dovevo dirvi, la cosa importante. La skill del comandante non l'ho messa su sovrintendente, dovrebbe chiamarsi, vado a memoria, che aumenta per l'appunto i consumabili di una unità. Non l'ho messa perché ritengo che 6-3-2, rispettivamente appunto fumo, idro e riparazione, siano più che sufficienti per portare a casa e concludere una partita. La sto testando, non ho fatto tantissime partite con il Daring, però fino a questo momento direi che sono pienamente soddisfatto. Abbiamo poi siluri, siluri che possono essere lanciati uno alla volta oppure tutti insieme. Un po' la particolarità anche da questo punto di vista delle navi inglesi. Veniamo spottati a 6 km, 6 km contro la Shimakaze, facciamo l'esempio. Andiamo a soffrire perché ovviamente la Shimakaze, ma la stessa Yugumo, ci spotta prima, quindi dobbiamo fare molta molta attenzione. Come detto, 10 km il raggio massimo dei nostri siluri, però ovviamente se potete e se volete potete provare un bel lancio preventivo. Andiamo ad attivare la idro, idro che spotta sia siluri che navi fino a 3 km per 3 minuti. Tutto è molto facile, sempre il numero 3 in modo tale che ve lo ricordate sicuramente. La durata del fumo è molto limitata, però abbiamo tante cariche. Il fumo non è per magari coprire delle navi avversarie, bensì è giusto per cercare di dare e di distrarre i nemici giusto un paio di secondi. In chat all'inizio della partita qualcuno scriveva: mi raccomando, cercate di tenere solo il settore di Charlie, è stato ripetuto anche adesso. Solo tenere e non avanzare, questo è il ruolo che adesso dobbiamo cercare in qualche modo di svolgere. E vedete qui una cosa molto negativa, è che il motore è stato, la propulsione è stata danneggiata nonostante io abbia la skill della maggiore resistenza dei moduli e anche il modulo stesso sulla propulsione. Viene nuovamente danneggiato qui, davvero molto sfortunato se devo essere sincero. Non capita spesso di subire dei colpi consecutivi che ti danneggiano la propulsione. Tra l'altro uno era anche quando ero invisibile, quindi stiamo parlando di casi veramente davvero molto molto rari. Ciò nonostante andiamo ad evitare, per nostra fortuna, altrimenti la partita sarebbe già terminata, i siluri nemici. Noi dal canto nostro abbiamo messo segno un siluro e fatto giusto un paio di hit con i nostri cannoni. Cannoni, apriamo una parentesi. Potrei aprire una parentesi un po' su tutto su questa nave, però preferisco fare anche il commento di quello che sta succedendo in acqua. I cannoni sparano ogni 2 secondi, quindi ogni 2 secondi, con una probabilità dell'8% per quanto riguarda l'incendio, risultano essere devastanti. Più danni subite tramite la skill scarica di adrenalina, più veloce andate a sparare. Ancora una volta fumo. Andiamo contro il Daring nemico.
Vai, lui non so perché non sta mettendo il fumo. Si va a mangiare tantissimi colpi. Guarda, 2008 incendio. Malissimo, facciamo malissimo al Daring. Anche le AP, però sinceramente le HE volevo una penetrazione abbastanza sicura. Tra l'altro, un'altra, l'ennesima cosa molto importante è che avete bisogno di Inertial Fuse per quanto riguarda questa nave. Altrimenti con la penetrazione standard delle HE non farete nessun danno. Avete per forza bisogno del 30% della skill. Dovrebbe essere 30% come sempre vado a memoria. Loro fondamentalmente sono tutti su Charlie. Sono tutti su Charlie. Non c'è nessuna nave su Alpha. Settore completamente pulito. Quindi da questo punto di vista stiamo aumentando il nostro punteggio. Scusate l'interruzione ogni tanto del microfono, però mi devo schiarire la voce e sinceramente ricominciare il commento da capo non mi sta andando e non ho neanche il tempo materiale. Dicevo, sul settore di Alpha abbiamo una totale sicurezza, mentre su Charlie ci sono tutte le navi nemiche. Come sempre, ma voi ormai siete abituati, lo sono io da anni a giocare sempre in inferiorità numerica oppure con navi di livello inferiore. Non ci faccio neanche più caso. Doppio incendio. E qui veramente facciamo i punti quelli importanti, perché lui non lo spegne e quindi stiamo macinando punti. Andiamo a mettere il fumo. Quando vedete che le cose stanno andando male, utilizzatelo il fumo nella maniera più assoluta. Ne avete tante di cariche, servono proprio a questo. Qui vado leggermente oltre, un piccolo errore abbastanza... abbastanza grave, però vabbè, dai, alla fine siamo tornati invisibili, quindi compensiamo leggermente. Stiamo continuando a fare punti da incendio sulla Kurfus. Siamo saliti ormai a 74.000 nel giro di pochi minuti. Stiamo veramente colpendo di tutto sul settore di Charlie, mentre i nostri alleati stanno facendo il giro, a quanto sembra, dal settore di Alpha e adesso anche sul settore di Bravo. 2000, 1122 incendio, 1066. Una cosa molto importante, magari lo dico per i nuovi giocatori soprattutto: quando siete un cacciatorpediniere e attivate il fumo, non rimanete fermi all'interno se ci sta un altro cacciatorpediniere nemico, perché quest'ultimo potrebbe lanciarvi i siluri e quindi distruggervi con un solo colpo. Fatelo solo se avete la possibilità di utilizzare la idro, come il cacciatorpediniere inglese Daring oppure la Z52, che propone una idro ancora più potente. Dicevo, no, un pizzico alla gola fastidiosissimo. Io devo fare un vorrei fare un commento continuato. Comunque sia, i siluri sono in acqua. Vediamo se riusciamo a colpire quella Kurfürst che sta subendo nel frattempo una... Guardate il tempo di ricarica. Siamo scesi a 8.9 secondi il tempo di sparo per 6 cannoni praticamente. 3 torrette con 2 cannoni a testa. Un siluro a segno 12.700. Avrei preferito la falla qui. Falla che purtroppo non arriva. Ci sta puntando una sola nave. Una skill che ritengo molto importante per il cacciatorpedinieri e non solo, anche per gli incrociatori, è il numero che compare, vedete, uno accanto a individuato. Vuol dire che ci sta una nave nemica che ci sta puntando con i cannoni principali. Quindi è una cosa da tenere a mente. Se io non avessi quel numero non avrei modo di sapere quante navi mi stanno puntando, anche perché io sono in modalità, diciamo, mira, zoom, cecchino, chiamatela come volete. Una volta che capisco che le cose stanno andando male, attiviamo il fumo e siamo nuovamente nascosti. Però, come ho detto prima, c'è quella Yugumo che è un po' fastidiosa. Qui non vado a sparare perché comunque le navi nemiche sono molto vicine. Non mi va di prendermi una bordata dalle corazzate. Quindi preferisco lasciare in vita la Yugumo e provare un lancio più semplice con i miei siluri. Siamo saliti a 112.000 danni. 112.000 tutti sul settore di Charlie. Come vedete stiamo facendo avanti e indietro e stiamo cercando di rallentare le navi nemiche. Questo è un ruolo
è l'ABC del cacciatorpediniere. Tieni d'occhio la zona, lanci un po' di siduri, un po' di fumo, un po' di cannonate e ovviamente poi la squadra però, corazzate, incrociatori e quant'altro, devono a questo punto avanzare dal settore di Bravo. Ci andiamo ad allargare nuovamente perché comunque, come vedete, la Musashi è rimasta da sola, quindi una cosa molto positiva per noi, una cosa molto negativa per lui. Vediamo, ha sparato, noi spariamo però, può risultare un po' complicato l'incendio, vediamo se arriva. Sfortunatamente aveva le torrette di prua cariche che mi vanno a fare solo 1000, 1100 qualcosa, quindi possiamo accettare questo danno. Dobbiamo cercare di sparare sulla sovrastruttura della nave in modo tale che prenda fuoco. Qui ovviamente lui è molto in difficoltà perché arrivano anche i siduri degli altri cacciatorpedinieri che mi stanno supportando. Siamo a 117.000 danni come detto. Vediamo se arriva l'incendio. Potrei lanciare i siduri? No, perché non sono carichi. Come vedete il fumo dura davvero poco. Incendio, ecco. E qui ci divertiamo. Il settore di Alfa continua a macinare punti, eh. Casomai ve lo siete scordati, sono punti importanti, 622, 462, abbiamo solo una nave di vantaggio, quindi per farvi capire la differenza di punti. Siluri in arrivo, vedete ancora una volta quello che ho detto precedentemente, se il cacciatorpediniere nemico è nelle vicinanze ci può provare. Confederato indica che stiamo sparando praticamente a tutte le navi nemiche, cosa molto gradita a noi. Fatemi sapere, mi raccomando, nei commenti cosa ne pensate del Daring. A me personalmente piace tantissimo, però preferisco utilizzare la Shimakaze perché comunque è il mio cacciatorpediniere preferito e quindi, insomma, la regola vuole che il Daring sia sotto, ecco, da questo punto di vista. Però quando lo utilizzo non mi dispiace affatto, mi diverto. Qui, vabbè, avevo messo anche l'AP perché effettivamente l'AP potevano dire la loro. Poi c'è anche la 052, insomma, anche ecco il Gehring ultimamente non lo sto più giocando perché ormai con il Daring è passato un po' in secondo luogo per quanto mi riguarda il Gehring. E poi ripeto, c'è sempre la Shimakaze e la Z52. E poi comunque sia, ci sono altre navi che preferisco giocare. Vado un po' a momenti. Alle volte gioco le corazzate, alle volte gli incro. Dipende come mi gira, se devo essere sincero. Siamo saliti a 145.000 danni, 378 hit, solo 6 incendi. Poteva arrivare qualche incendio in più, secondo me. Almeno 7-8 potevamo arrivarci senza troppi problemi, anche con i siluri. Sulle corazzate non abbiamo brillato. Potevamo mettere a segno per assurdo anche dei colpi devastanti che purtroppo non sono arrivati per bravura loro oppure per errore mio. Giudicate voi. Continuiamo ad andare sull'incrociatore. Ancora una volta fumo. Ancora una volta fumo e ancora una volta il nemico è in difficoltà perché non ci vede. Dura 40 secondi, ma sono 40 secondi di totale oscurità per l'incrociatore nemico, dove noi continuiamo a martellarlo senza troppi problemi. Vediamo se riusciamo a fare una kill. Kill che ancora non è stata messa a segno per la verità. Siamo a 160.000 0 kill. No, scusate, fatemi fare una kill a questo punto. No, niente. Arriva il Tashkent e si prende la kill. Vediamo se andiamo sulla Yugumo. A questo punto è rimasto con 1200 punti. Dovremmo portarlo a casa ormai. Eh sì, perché lo stiamo colpendo. No, con questi colpi sicuramente arriverà la kill. No, come l'ho detto. No, il Tashkent qui praticamente fa piazza pulita di tutto. Prende tutte le kill e ci lascia con 0 kill in cassaforte. Certo, se qualcuno mi dicesse fai 200.000 danni a partita però fai 0 kill, io sinceramente direi va bene, ok. Però diciamo che ogni tanto una kill fa anche piacere da vedere. Vediamo se abbiamo tempo. Dobbiamo affrontare un Amino, una Kurfürst e un incrociatore che si nasconde dentro il fumo, il Cleveland. Ragazzi, mi raccomando, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Se volete provare il gioco, trovate il link nella descrizione del video. Un bel mi piace, una bella condivisione. Siamo vicinissimi ai 6.000. No, non riesco neanche a dirlo, 6.000. 6.000, con quanti zeri? 6.000
6.000 iscritti, siete tantissimi, i contenuti vi piacciono, pubblico i video solitamente dalle 14 alle 15 ogni giorno. So che YouTube spesso e volentieri ha dei problemi anche con le notifiche. Attivate la campanella, eventualmente fate un salto sul canale e vedete appunto se il video è stato caricato o meno. Tanto non vi costa nulla se volete appunto seguire i miei contenuti. Ripeto, YouTube, sentivo anche altri creatori di contenuti ultimamente, sta un po' andando nel pallone per quello che ho detto qualche video fa. Però insomma, così si deve dare un po' una regolata, ecco. Comunque sia, senza aprire il caso YouTube, perché altrimenti non ne usciamo fuori. 163.000 danni, Alfa Bravo, e stiamo catturando Charlie. Qui in teoria posso sparare al Cleveland. Infatti poi il destino ha voluto che mi vada ad utilizzare il radar contro. Siamo 3 contro 2, però penso, perché dobbiamo rischiare una partita che stiamo vincendo? Potrebbe succedere di tutto. Preferisco essere sicuro al 100%. Mi prendo il cap, non sparo, così torno subito invisibile quando appunto sono abbastanza lontano dal radar. Vediamo un attimo se riusciamo a cappare per aumentare ancora di più il punteggio personale. Abbiamo la corazzata sul settore, sulla riga di H, e l'incrociatore, i buchi sul settore D7. Catturata la base, e sono tanti punti, 470 hit in totale per quanto riguarda i nostri cannoni principali. Abbiamo perso relativamente poca vita, abbiamo rischiato il giusto secondo me, utilizzato tutti i consumabili. Per quello che dicevo all'inizio, mi sto trovando bene perché nonostante la partita sia durata quasi 20 minuti, ho utilizzato tutti i consumabili e come vedete adesso non mi servono. Poi ovviamente ci sono casi e casi dove magari la idro o il fumo ti serve o viceversa. Le combinazioni sono impossibili. Ragazzi, doppio incendio, vediamo se arriva la kill e direi di andare a vedere a questo punto i risultati post scontro. Che arrivano praticamente, un altro incendio, arrivano praticamente adesso. Risultati post scontro. 0 kill. Ragazzi, video terminato. Come sempre vi ringrazio dei like, dei commenti e delle visualizzazioni. E noi come sempre ci vediamo alla prossima. Ciao! Slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make a